Alla Camera. Lo ricordavamo, ci furono divisioni e polemiche quando fu insignito del Nobel, ci sono state ieri come ci sono state anche per il Nobel a Bob Dylan, no? Una parte diciamo anche degli scrittori hanno detto ma come avete dato il Nobel per la letteratura a Bob Dylan? Quello che voglio chiederle è questo. Va bene dividersi quando un personaggio di questa levatura è in vita, ma anche, diciamo, quando scompare, una pietra miliare, diciamo, della nostra cultura, del nostro spettacolo, ha un senso dividersi, ha un Ma senso io credo polemizzare? che Dario Fo non avrebbe accettato un coro unanime conformista. Dario Fo era un personaggio che divideva, Come no? che spaccava il capello del potere di chi comandava, non si è mai messo, diciamo, come dire, nella posizione di abbassare la testa rispetto a chi deteneva, diciamo, una quota di comando. Per cui, essendo un personaggio, un grandissimo artista, che innanzitutto ha avuto il compito e la funzione di irridere il potere, non avrebbe mai accettato delle condoglianze pelose da chi ha avuto il Posso potere per dire una tanti anni. cosa, perché è arrivata poco fa la notizia, c'è un'altra dichiarazione sulla scia di quanto diceva adesso Arturo Scotto del figlio di Fo, Jacopo, che ha detto sì, adesso sono tutti a celebrare Esattamente. Dario dopo una vita che hanno fatto di tutto per censurarlo e colpirlo in tutti i modi. Onore a Brunetta che ha detto che mio padre non gli è mai piaciuto, ha scritto su Ma Facebook. mi è sembrata, diciamo, come dire, una dichiarazione autentica. Hanno avuto degli scontri anche pesanti e quindi sarebbe stato abbastanza incomprensibile se avesse detto Sì, lo amo, lo adoro, è una cioè il figura. coro, la melassa un po' Insomma, unanime, no? Di... io penso che Dario Fo abbia dato lustro alla cultura italiana. Abbia raccontato quello che per tanti anni nella RAI, nella televisione pubblica, nell'unica televisione non veniva descritto e ha avuto questa funzione fino all'ultimo. La definizione dell'Accademia di Svezia, l'irrisione del potere serviva per ridare dignità agli oppressi, penso che sia un affresco indimenticabile che porterà con sé Dario Fo nella storia italiana.